Siamo con il mister Ciaccia dell'Atletico San Marco. Oggi una vittoria fondamentale per la corsa salvezza. Siete a 4-5 punti fuori dalla zona playout. Come sta procedendo queste ultime partite? Oggi è stata una partita fondamentale, anche se contava solo il risultato. Fortunatamente, anche se siamo andati in svantaggio, siamo riusciti a ribaltare la situazione. 3 punti fondamentali e ci stiamo giocando la salvezza diretta. Siamo concentrati che almeno l'obiettivo minimo è fare i playout in casa. Con un po' di fortuna stiamo cercando di fare più punti possibili per uscire dai playout. Ma al limite stiamo cercando almeno di giocarci i playout in casa. La situazione è quella, è un po' di difficoltà, ovviamente è una categoria che i ragazzi non campano di calcio, lavorano e quindi arrivano stanchi in allenamento, a volte non ci possiamo allenare e quindi con molte difficoltà si impegnano. Oggi ci siamo visti dopo 15 giorni perché non ci siamo potuti allenare, quindi siamo visti direttamente oggi. E niente, i ragazzi si stanno impegnando, danno tutto. E quando i ragazzi si impegnano i risultati arrivano. Quindi io sono fiducioso perché credo in loro, è un gruppo compatto e cerco di spronarmi e dargli al meglio. E con un po' di fortuna ce la vogliamo giocare fino alla fine. Con un Porrini così, questo Atletico San Marco può arrivare ovunque. Sì, certo, noi abbiamo 3-4 giocatori che sono fondamentali per noi e Roberto è uno di quelli, dove quando lui è in palla è difficile, lui è un ragazzo che può fare categorie superiori, quando lui fa queste prestazioni la squadra li segue, è difficile fermarci, anche se noi stiamo così bassi in classifica, è un gruppo che non merita quello che è il risultato, non merita i punti che abbiamo. Purtroppo solo noi sappiamo le mille difficoltà che stiamo avendo, non riusciamo ad allenarci, a volte siamo costretti a saltare allenamenti o essere in pochi, però quando questi ragazzi come Roberto, come Marco, come Giampiero Sedaro, come tutti, oggi veramente tutti quanti hanno dato una mano in più. Quando giocano da gruppo è facile, è facile. E purtroppo non sempre loro sono messi in condizione di poter dare il massimo, però sono un bel gruppo e veramente ce la possiamo fare.